rendere le donne consapevoli dei rischi degli incidenti domestici è l'obiettivo del progetto Sei sicura in casa, promosso da INAIL, Basilicata, Movimento Italiano Casalinghe e Consigliera di Parità. 150.000 casalinghe italiane hanno subito incidenti domestici secondo un'indagine Istat 2019. Non sempre però l'infortunio viene riconosciuto dall'INAIL, di cui ascoltiamo la direttrice regionale Lucia Carmen Angiolillo. Il danno per essere riconosciuto deve essere al minimo del 6%, dal 6 al 16 per quanto riguarda il danno biologico, il 16 per quanto riguarda la rendita. Al di sotto non sono rilevati dall'INAIL, ma è chiaro che è un fenomeno che è comunque importante mappare per poter avviare delle iniziative preventive volte a evitare appunto qualsiasi incidente. Per elevare una cultura della sicurezza, un questionario verrà sottoposto alle madri casalinghe degli studenti lucani, come spiega la direttrice dell'Ufficio Scolastico Regionale Claudia D'Atena. Sulla base dell'adesione volontaria ovviamente delle mamme casalinghe potremmo fare da tramite per la somministrazione di questo questionario. L'iniziativa vede anche il contributo di Ater Matera, sentiamo l'amministratore unico Lucrezia Guida. Dare un supporto, una vicinanza ai propri inquilini anche in questo tema. È importante quindi essere sicuri non solo, diciamo, fuori casa, ma anche dentro casa.